Buonasera, Super Quark torna stasera in edizione speciale. Questo nuovo speciale è dedicato alla battaglia di Waterloo, l'ultima battaglia di Napoleone, che segnò la sua definitiva scomparsa dalla scena e il suo esilio a Sant'Elena fino alla morte. Naturalmente avremo, come sempre, anche una parte naturalistica con un documentario che in qualche modo si ricollegherà a questo tema e lo vedremo tra poco. Ma entriamo subito in argomento. La battaglia di Waterloo fu uno degli eventi più sanguinosi dell'Ottocento. Noi oggi parliamo di strage quando vengono uccise 10 o 20 persone. Ebbene, a Waterloo, pensate, si calcola che i morti, i dispersi, i feriti, complessivamente furono 48.000. Ci furono battaglie con un numero ancora maggiore di vittime, ma a Waterloo tutto si svolse nel giro di poche ore su un terreno relativamente piccolo e con una violenza raramente vista. Alla fine di quella giornata, il 18 giugno 1815, i campi erano letteralmente ricoperti di cadaveri di uomini e di cavalli, di armi abbandonate, di feriti che si trascinavano in gran parte senza soccorso, mentre già si aggiravano i primi sciacalli per rubare le scarpe ai morti e portar via quel poco che c'era da depredare sui loro corpi. Noi stasera racconteremo la storia di quella battaglia così come avvenne qui sul terreno. Lo faremo valendoci anche questa volta dello studio virtuale RAI e della grafica computerizzata che ci consentirà di volare, per così dire, sul terreno, di vedere i movimenti delle truppe e anche di situare i punti cruciali dei combattimenti. Ma ci varremo di molte altre cose, oggetti originali, riprese realizzate direttamente qui sui terreni, in particolare nelle fattorie che si trovavano al centro della battaglia. E qui infatti che ebbero luogo gli attacchi più sanguinosi. E poi vedremo vari brani di film, in particolare il Waterloo di Sergei Bondarchuk, una straordinaria ricostruzione dei combattimenti, di cui vediamo qui alcune prime sequenze. Sentiremo anche molte testimonianze di soldati che parteciparono alla battaglia. Ci racconteranno quello che hanno visto, quello che hanno vissuto nell'inferno di Waterloo. Cercheremo di capire chi erano questi uomini, come vivevano, come si preparavano a combattere, come venivano arruolati e di quali armi disponevano e cosa dovevano aspettarsi quando rimanevano feriti sul campo. Per cominciare sarebbe utile situare i fatti e capire come si è arrivati a questa battaglia e perché. Come noto, Napoleone, in seguito alla terribile sconfitta subita in Russia e alla crisi successiva, viene costretto a rinunciare al trono e a esiliarsi all'isola d'Elba. Dopo 10 mesi di soggiorno forzato nell'isola, Napoleone sente però che il momento è venuto per tentare di riprendere nuovamente il potere. Fugge dall'Elba e gioca la sua ultima carta. Lo sbarco dell'ex imperatore sulle coste francesi crea grande scompiglio. Il mostro è fuggito dall'Elba. A Parigi, dove era tornata la monarchia con Luigi XVIII, si cerca di bloccare la sua avanzata. Ma le truppe inviate per fermarlo e gli stessi comandanti si uniscono a lui. Volete uccidere il vostro imperatore? Eccomi. Dieci mesi di restaurazione monarchica avevano creato nel paese molte delusioni e tra i militari il malcontento era alto per il ridimensionamento dell'esercito. Quella di Napoleone diventa così una marcia trionfale verso la capitale e Luigi XVIII di tutta fretta è costretto a lasciare il palazzo reale e a rifugiarsi fuori dai confini. Ma è soprattutto l'Europa a temere il ritorno di Napoleone, un nemico che si pensava ormai liquidato. Contro di lui si organizza quindi una grande coalizione, pronta a combatterlo. A nord gli inglesi con i loro alleati olandesi, belgi e i prussiani. A est i russi e gli austriaci con una piccola formazione anche italiana. Napoleone sa che per affrontare questo accerchiamento che si sta formando ha una sola chance, agire in fretta, cioè attaccare subito.
Per questo riunisce in breve tempo un esercito di 100.000 uomini e parte verso nord, dove il pericolo è più immediato. L'obiettivo è di separare i prussiani dagli inglesi, cioè allontanare il generale Blücher da Wellington e batterli poi separatamente. È una campagna che comincia in modo molto brillante e Napoleone è convinto che il suo piano funzionerà. È con questo spirito che dopo i primi combattimenti vittoriosi si dirige verso Waterloo per lo scontro decisivo. L'abilità militare di Napoleone era riconosciuta da tutti, anche dai suoi nemici più feroci. La sua arma segreta era la rapidità, rapidità di decisione e di esecuzione, e rapidità anche nel muovere le truppe da un punto all'altro. Ma aveva anche un'altra qualità che nessun altro leader possedeva in ugual misura. Napoleone riusciva ad esercitare uno straordinario fascino sui suoi soldati. Sono ritornato! Io sono la Francia e la Francia è me! Dava slancio alle truppe, le galvanizzava. La sua era l'immagine di un condottiero vincente, di un capo nel quale si ha fiducia, che si segue ovunque e per il quale si è pronti a tutto. Quest'uomo non molto alto, l'autopsia dirà che misurava 1,65 m, con il suo tipico cappello nero e la redingote grigia, era diventato una specie di immagine sacra, soprattutto per i fedelissimi della vecchia guardia, molti dei quali lo avevano seguito a piedi attraverso tutta l'Europa. La cosa che stupisce, osservando questo esercito, è la quantità di uomini che lo componevano. Napoleone disponeva sempre di 200-300.000 soldati sotto le armi. A volte, come nella campagna di Russia, l'armata raggiungeva addirittura i 600.000 uomini su tre fronti. In proposito, va però detta una cosa poco nota, che la Francia a quel tempo era un paese molto popoloso. Raggiungeva i 30 milioni di abitanti, contro i 10 milioni del Regno Unito, i 5 milioni del Regno di Prussia, i 15 milioni dell'Impero Austriaco. La Germania praticamente non esisteva, poiché era spezzettata in una miriade di piccoli stati. La Francia quindi poteva contare come nazione su un gran numero di soldati e anche su maggiori risorse. Il 15 giugno Napoleone arriva a tappe forzate in Belgio, a Charleroi, e attraversa in forze il fiume Sambre, sorprendendo i prussiani a difesa dei ponti e battendoli. Comincia così la sua rapida marcia di avvicinamento verso Bruxelles. Con gli uomini passano centinaia di cannoni e migliaia di cavalli. La cavalleria di Napoleone è costituita in questa occasione da oltre 16.000 cavalli, che saranno tra i protagonisti di Waterloo. Nell'Ottocento la cavalleria svolgeva un po' il ruolo dei carri armati, era il rullo compressore che doveva decidere delle sorti della battaglia. Vedremo questi cavalli in azione, sia da una parte che dall'altra, nelle loro cariche impressionanti. In tutto più di 25.000 cavalieri si scontrarono quel giorno sul terreno. Gran parte dei cavalli morì. Il documentario naturalistico iniziale, che vedremo tra poco, vuole proprio essere un omaggio a questi splendidi animali che tanto hanno dato agli uomini nel corso della storia, anche della storia militare. Sarà un documentario breve, per dare il tempo all'esercito di Napoleone di giungere sul campo di battaglia a Waterloo, e che ci mostrerà com'era la vita dei cavalli prima che l'uomo li domasse e li mettesse al suo servizio. Vedremo dei cavalli liberi in natura, così come avveniva nella preistoria. Di cavalli selvaggi, per quanto possa sembrare strano, ne esistono in varie parti del mondo. Sono cavalli fuggiti dalle stalle e che hanno ripreso la loro libertà tornando a vivere come i loro lontani antenati e riproducendosi in natura. Per i ricercatori è tra l'altro una situazione interessante per osservare il loro comportamento in natura al di fuori dei condizionamenti imposti dagli uomini. Torneremo subito dopo qui a Waterloo per osservare i cavalli, ma soprattutto gli uomini, in azione sul terreno di battaglia. Ecco intanto i cavalli selvaggi del deserto del Nevada. Il Nevada, una terra di una bellezza imponente, montagne frastagliate, aspri deserti e vaste distese di suolo pubblico di proprietà del demanio.
Qui, su circa 350.000 km quadrati di solenne deserto, vivono e si riproducono varie mandrie di cavalli selvaggi. Da almeno un secolo i cavalli si nutrono della rada vegetazione e si abbeverano alle sorgenti ancora più scarse. I primi coloni diedero dei nomi a questi posti. Wild Horse Canyon, il canyon del cavallo selvaggio. Mustang Spring, la sorgente del Mustang. Dead Stallion Gorge, il burrone dello stallone morto. Nelle montagne e nelle pianure del Nevada risiede il 60% di tutti i cavalli selvaggi americani. Qualcuno li chiama Mustang, altri animali selvatici, per altri sono solo un fastidio. Diversamente dai loro parenti addomesticati, questi cavalli sono tornati a un ordine sociale primitivo, un ordine per cui è la natura e non l'uomo a decidere quali cavalli devono vivere e quali devono morire. Ogni esemplare ha il suo posto all'interno di questo ordine sociale. Una mandria è composta da un certo numero di singoli branchi e ogni branco è formato da un solo stallone dominante che raduna tutte le giumente che riesce a difendere insieme ai loro piccoli. Ogni branco occupa il suo pezzo di terra, il suo territorio all'interno dell'area complessiva della mandria. Il comportamento degli stalloni è il motore dell'ordine sociale. Ognuno di loro resiste ai tentativi di invasione dei confinanti e scaccia gli sfidanti che si mostrano interessati al suo harem. Nel frattempo, il maschio dominante trattiene le giumente per evitare che si allontanino dal suo territorio. Questa gerarchia garantisce che si riproducano solo i maschi più forti. Ma gli altri, quelli che non sono in grado di vincere negli scontri per le femmine, hanno comunque un ruolo nella mandria. Fino ai 2 o 3 anni, il maschio può restare accanto alla madre nel gruppo in cui è nato. Quando comincia a diventare adulto, il padre lo manda via. Sociali per natura, questi giovani esuli ricercano la compagnia reciproca e formano delle bande di scapoli. Per alcuni anni corrono insieme, si impegnano in lotte giocose e si esercitano nelle formazioni delle mandrie per prepararsi al giorno in cui si troveranno a difendere un harem. Le giumente selvagge sembrano completamente sottomesse, ma ricoprono un'importante funzione sociale. In ogni gruppo è la femmina dominante a decidere quale via di fuga seguirà l'harem. Intanto lo stallone resta indietro per fronteggiare il pericolo. Le giumente si puliscono a vicenda. È probabile che i forti legami che si formano con questa attività siano una specie di collante sociale che aiuta a tenere unito il gruppo. Anche se una femmina lascia le sue sorelle nell'harem per riprodursi, torna spontaneamente quando il puledro è abbastanza grande da tenere il passo con gli altri. La velocità e la resistenza del cavallo selvaggio rappresentano una difesa naturale contro i predatori. Poche ore dopo il parto, il puledro deve essere pronto a correre insieme alla madre per salvarsi da un pericolo. Tutti i cavalli americani, selvaggi e non, discendono da cavalli addomesticati portati fino alle coste americane dagli europei.
Gradualmente, per adattarsi al lavoro e alle necessità dell'uomo, il cavallo subì un'evoluzione, diversificandosi così nelle varie razze. Nei deserti dell'Africa settentrionale si ottenne una speciale razza da tiro e fu quello il cavallo che gli esploratori spagnoli portarono nel continente nordamericano. Verso il 1650, alcune tribù indiane avevano prelevato dei cavalli dai primi insediamenti spagnoli lungo il Rio Grande. La passione per i cavalli si era diffusa rapidamente a nord, passando da una tribù all'altra. Anche se piccoli e non particolarmente belli, i pony che circondavano gli accampamenti degli indiani erano animali coraggiosi, che conducevano risolutamente i loro cavalieri in mezzo alle mandrie di bisonti in fuga e senza esitare penetravano nelle file della cavalleria americana. Questi erano i cavalli che i primi colonizzatori del Gran Bacino trovarono selvaggi e cercarono di catturare. I Mustang più scaltri non si fecero prendere a laccio e diventarono ancora più selvaggi. Col tempo furono raggiunti da altri esemplari, cavalli portati all'ovest dai colonizzatori e dai cowboy, cavalli che portavano nel loro sangue un gene selvaggio. Alla fine della primavera i pochi torrenti sono già in secca. Quando arriva l'estate i cavalli sono obbligati a dissetarsi dove possono trovare acqua. Una sorgente può essere la loro unica fonte d'acqua in un raggio di 30 km. A mezzogiorno, alcuni gruppi assetati cominciano a dirigersi verso una polla d'acqua. Un altro branco si avvicina. Ora, la giumenta dominante e lo stallone sono più che mai attenti a qualunque segno di pericolo. C'è qualcosa che non va e il gruppo rimane immobile. Potrebbe trattarsi di un puma o dell'odore dell'uomo. Gli stalloni e i loro branchi, di solito distanti chilometri l'uno dall'altro, cominciano a serrarsi in uno spazio sempre più ristretto. Quando arriva allo stagno più di un gruppo, gli stalloni devono decidere chi ha il diritto di bere per primo e c'è il rischio di qualche scontro. Un calcio assestato con forza può sfondare la gabbia toracica, spezzare la zampa o rompere un cranio. Ora gli stalloni sono ancora più vigili nei confronti delle loro giumente, per paura che qualcuna possa scappare nell'area di un rivale. Una volta finite le lotte della giornata, i due stalloni tornano ognuno nel proprio territorio. Ma quanti di questi cavalli selvaggi potranno continuare a vivere nei terreni demaniali? Consumano l'erba disponibile, la più scarsa risorsa del deserto. Dato che pagano una piccola tassa per ogni capo di bestiame di loro proprietà che fanno pascolare sul suolo pubblico, gli allevatori vorrebbero meno cavalli in circolazione. Il conflitto fra gli allevatori di bestiame e i cavalli selvaggi risale a un centinaio d'anni fa. All'inizio del XX secolo, gli ovini e i bovini erano diventati troppo numerosi e la maggior parte della vegetazione del deserto del Nevada aveva subito danni radicali. I cavalli selvaggi diventarono un capro espiatorio e furono catturati e uccisi a migliaia. Dal momento che non erano considerati né creature selvatiche né animali domestici, non c'era nessuna legge che li proteggesse dagli abusi e dallo sfruttamento.
Usando aerei e camion per tormentare le mandrie selvagge e farle allontanare dai loro recenti rifugi, affaristi senza scrupoli catturavano i cavalli selvaggi e li vendevano agli stabilimenti che producevano carne in scatola. Tutto questo fino a quando nel 1970 John Blue, Hope Raiden e Wild Hosannin, a capo di un movimento per la protezione del cavallo, riuscirono ad ottenere l'applicazione da parte del Congresso di una legge che dichiarava il cavallo selvaggio una specie protetta, una parte integrante dell'ecosistema del suolo pubblico. I cavalli furono affidati all'autorità del Bureau Land Management, l'ufficio per la gestione del territorio. Da allora il Bureau cerca di creare un equilibrio in modo da mettere d'accordo gli allevatori e i cavalli selvaggi e di gestire la popolazione dei cavalli a seconda del cibo disponibile. Ogni anno le retate del Bureau Land Management catturano migliaia di cavalli selvaggi in tutto il Nevada. Il risultato è che i suoi recinti sono pieni di cavalli ed è un problema perché quando ce ne sono troppi non è più possibile trovare chi li adotti. Vedendo così tanti cavalli, qui si è portati a credere che fuori ce ne siano molti, ma non è così. Le mandrie di cavalli selvaggi del Gran Bacino del Nevada continuano a diminuire. Ne sono rimasti solo 50.000 esemplari in tutti gli Stati Uniti. Il significato dei cavalli selvaggi per gli americani è soprattutto simbolico. Rappresentano il passato di questo paese, abbelliscono il presente e ci spingono a credere ancora in un futuro in cui la libertà prevarrà su tutto. Bene, professor Mainardi, abbiamo visto questi bellissimi cavalli in libertà. Certo, deve essere dura per un cavallo trovarsi poi con un morso in bocca e con un uomo con gli speroni sulla groppa. Beh, bisogna dire che il cavallo proprio come specie è un animale che non accetta se non con una sorta di violenza, come è la doma e in qualche caso anche con la castrazione, di essere sottomesso all'uomo. È ben diverso dal lupo, il quale aveva proprio una disponibilità sociale, cioè del cane, alla collaborazione, diventando il cane. Nel caso poi dei cavalli da battaglia, questa doma era particolarmente dura. Si può dire che al giorno d'oggi forse una doma del genere la si fa ancora per i cavalli di quello sport che è il polo, che è una sorta di battaglia, dove c'è anche un po' di scontro fisico, oppure anche i cavalli dei cowboy, oppure dei nostri butteri, che però poi hanno la mano leggera, perché gli strumenti sono duri, un morso di metallo articolato che può fare male, degli speroni molto forti, aguzzi. Una doppia briglia con cui vengono tenuti, per cui insomma effettivamente è altro che libertà. È dura. Sì, certo. Senta, però comunque c'era anche un rapporto intenso tra l'uomo e il cavallo. Beh, nel caso di Napoleone, lui si dice che da quando ha fatto la campagna d'Egitto si è innamorato di questi stalloni arabi e ne ha posseduti 60 nel corso della sua vita. Si conoscono anche i nomi. Intanto quello di Waterloo proprio si chiamava Marengo, poi aveva Ali, Mameluk, Eufrate, Vizir, insomma, esatto. Erano tutti personaggi. Molti nomi arabi anche. Certo. Senta, poi questi cavalli quando dovevano andare in battaglia però dovevano anche essere abituati agli spari, per esempio alle cannonate. Sì, direi un po' addestramento anche, ma soprattutto selezione, perché in questo grande numero, perché erano tantissimi, molte migliaia questi cavalli, a seconda dell'attitudine o delle dimensioni venivano usati o per la carica dai dragoni o per le esplorazioni, gli accerchiamenti. Senta, quando questi cavalli entravano in combattimento, del resto ne vedremo poi parecchi, in realtà erano l'obiettivo primo, perché si sparava più sui cavalli che sui cavalieri. Era certamente più utile uccidere un cavallo appiedando l'uomo che fare diversamente. D'altro canto loro sapevano anche difendersi, sia scalciando quindi con reagivano. Gli arti posteriori, anche soprattutto gli stalloni con gli arti anteriori. Quindi certo. Aggredivano un po'. E poi i cavalli sanno mordere anche. Difatti c'è un episodio in una delle battaglie napoleoniche di un soldato che ha infilzato un cavallo con la baionetta. Questo cavallo ha reagito mordendolo in faccia e strappandogli tutta la pelle, lasciandogli praticamente il teschio. Certo, può essere proprio terribile questo. Senta, c'è un ultimo servizio che questi cavalli rendevano agli uomini dopo la battaglia o dopo i combattimenti, quando
erano feriti o morivano. Infatti c'era un grande ricambio e l'ultimo, diciamo, uso era l'uso alimentare. Questi cavalli alla fine venivano mangiati, forse non quelli di Napoleone, credo. Grazie, professore. E veniamo quindi ora alla seconda parte di questa serata speciale dedicata appunto alla battaglia di Waterloo. Sarà un'occasione non soltanto per vedere da vicino come si svolse questa celebre battaglia di cui si è tanto parlato, osservando le varie mosse sul terreno, le astuzie, le strategie e anche gli errori, ma sarà anche un'occasione per capire cosa voleva dire fare la guerra in passato, cosa significava essere un soldato e combattere agli inizi dell'Ottocento, in situazioni molto difficili e durissime. Allora, avevamo lasciato Napoleone mentre stava avanzando verso Bruxelles, dopo aver attraversato il fiume Sambre insieme al suo esercito. È in questa zona, a Ligny e Quatre Bras, che cominciano i primi combattimenti. Infatti Waterloo sarà il punto d'arrivo dopo una serie di scontri molto sanguinosi. Maresciallo Blücher, siamo battuti. L'armata è pronta a ritirarsi. Ritirarmi? Ho 72 anni e il mio solo onore è onore di soldato. La strategia di Napoleone è di separare l'armata prussiana di Blücher dall'armata di Wellington. Sa che ognuna di queste due armate ha una sua linea di rifornimenti alle spalle e che probabilmente tenderà a ritirarsi seguendo questa linea. E così avviene. Battuti duramente in questi primi scontri, i prussiani si ritirano verso le retrovie. Prendete 30.000 uomini. 30.000 uomini, un terzo dell'esercito. Dovete inseguire Blücher, è chiaro? E impedire che le sue truppe si raggruppino, che si attestino su nuove linee e soprattutto che si uniscano a Wellington. È il pilastro della sua strategia, dividere i due eserciti e batterli separatamente. Il grosso dell'armata di Napoleone parte così per andare ad affrontare Wellington. In realtà le cose non vanno proprio come previsto. L'armata prussiana, ritirandosi, non si allontana troppo da quella di Wellington, rimane parallela e il maresciallo Grouchy, per una serie di ritardi, non riesce a tallonarla. Sarà questa una delle ragioni della sconfitta finale di Napoleone. Ma chi sono questi soldati? Come si muovono in queste campagne e come sono armati? Ebbene, qui in studio abbiamo alcuni manichini con l'equipaggiamento dell'epoca. Questo è un soldato di fanteria con il suo fucile e la baionetta in canna. Questo è un soldato della Guardia Imperiale, la famosa Vieille Garde che ha seguito Napoleone in tutte le sue campagne. Questi manichini sono un po' alti, in realtà i soldati erano più piccoli, anche se non mancavano i giganti, come vedremo. E infine qui un corazziere col suo bell'elmo, gli stivali alti e la sciabola. Ma come venivano esattamente usate queste armi in battaglia e quanto erano efficaci? Sentiamo i nostri inviati che si sono recati al Grande Museo Reale dell'Esercito a Bruxelles. Nella battaglia di Waterloo sono state utilizzate armi di tutti i tipi, dalla sciabola al razzo, quindi armi antiche e armi moderne, ma erano armi assai meno efficaci delle nostre. Non esistevano ancora le mitragliatrici, le pistole sì, ma erano rare, e l'arma da fuoco più comune, più diffusa e più usata durante la battaglia è stato il fucile. Ma erano fucili molto primitivi rispetto ai nostri, sparavano pallottole di piombo ed erano pallottole tonde, simili a quelle dei cannoni, ma più piccole, ma in effetti i fucili erano dei mini cannoni portatili e per caricarli, bisognava ricorrere a delle manovre talmente complesse che oggi abbiamo bisogno di un esperto per illustrarle. Si tratta di Pierre Lierneux del Museo Militare di Bruxelles, dove ci troviamo ora, che ora ci farà vedere come si faceva. La cosa curiosa è che per caricare il fucile bisognava letteralmente fare a pezzi la cartuccia, che era di carta. Ora la si prendeva dalla tasca e la si strappava con i denti e si svuotava un po' qui di polvere da sparo alla base del fucile, perché è da qui che poi si sarebbe innescata l'esplosione. Il resto veniva svuotato dentro l'asta. Quindi si metteva polvere da sparo, la pallottola che era al suo interno e anche quel pezzo di carta lo si arrotolava e lo si infilava dentro. Si pressava il tutto e quel pezzo di carta avrebbe impedito alla pallottola di rotolare fuori durante la battaglia. A questo punto il fucile era pronto per sparare. Ma la cosa curiosa è che quando si premeva il grilletto, sul canne c'era una pietra focaia che dava una scintilla sufficientemente calda per dare fuoco alle polveri.
Alcuni erano in grado anche di sparare 3 o 4 colpi al minuto, ma si trattava di eccezioni, perché in battaglia la situazione era ben diversa. Immaginate di dover fare tutto questo quando vedete un nemico che vi viene incontro e le mani che vi tremano. Alcuni dimenticavano addirittura l'asta dentro il fucile e quando sparavano quest'asta andava via chissà dove e il fucile diventava inservibile perché non si poteva più ricaricare. Gli effetti delle pallottole potevano essere sorprendenti, a volte entravano in un punto del corpo, cambiavano improvvisamente direzione e colpivano degli organi in tutt'altre parti. Ma se centravano la testa non c'era scampo, come mostrano questi crani che sono emersi sul campo di battaglia di Waterloo e che sono qui esposti. Su questo in particolare si vede chiaramente il foro di entrata di una pallottola di fucile e anche quello di uscita. Questo soldato, di cui si ignora la nazionalità, probabilmente non si è neanche accorto che stava morendo. All'epoca nessuno portava dei caschi o delle corazze, tranne un corpo molto speciale, la cavalleria pesante, in pratica i corazzieri, e dentro questa vetrina è raccolta una bella collezione dei loro elmi. Quando partivano all'attacco indossavano delle corazze pesanti che fasciavano tutto il loro busto. Immaginate dover partire all'attacco su un campo di battaglia con tutti questi chili addosso e dover anche combattere a suon di sciabolate. Avevano degli elmi molto particolari. Questo ha effettivamente combattuto a Waterloo, quindi dobbiamo trattarlo con infinita cura. Era disegnato in tal modo da dover ricordare gli elmi degli antichi eroi greci. E in effetti il suo ruolo era più psicologico che altro, perché una volta indossato innalzava la statura dei corazzieri, che già era molto alta. E quindi li faceva apparire come veri e propri giganti a cavallo. Le loro sciabole erano davvero enormi e ancora oggi fanno molta impressione, guardate. Le cariche della cavalleria pesante erano dei veri e propri rulli compressori contro le linee aperte del nemico e falciavano i soldati con delle sciabolate e dei fendenti micidiali. Le conseguenze delle sciabolate si vedono molto bene su questo scheletro di un ussaro morto a poco più di 20 anni. Ha ricevuto un colpo diretto sul cranio, un colpo fatale. Esistevano anche dei cavalieri muniti di lance corte, quindi facili da maneggiare e con grande abilità colpivano i soldati nemici che incontravano al galoppo. E parlando di lame, di lance, di sciabole, bisogna dire che tutti i soldati muniti di un fucile avevano in dotazione anche delle baionette lunghe 40 centimetri. Questi strumenti potevano trasformarsi in armi micidiali. Se infatti questi soldati si riunivano a ranghi stretti e su più file e abbassavano le baionette, potevano rendere inutile anche una carica di cavalleria. I combattimenti corpo a corpo erano effettivamente micidiali e a Waterloo ve ne furono molti in vari punti della battaglia. Ma c'è una cosa curiosa, non sempre avevano luogo durante le battaglie, anzi, perché sul terreno si creava una specie di equilibrio psicologico. Se gli attaccanti mostravano molta decisione, molta sicurezza, succedeva spesso che riuscissero a intimorire gli avversari al punto da farli ritirare o arrendere, senza arrivare al corpo a corpo finale. Insomma, vinceva chi era più forte, ma soprattutto chi si mostrava più determinato negli attacchi. E per questo era molto importante il ruolo degli ufficiali. Ma vediamo che cosa trasportavano i soldati oltre agli armamenti, qual era il loro equipaggiamento. Qui abbiamo uno zaino e vediamo subito che cosa c'è all'interno. Ho intanto naturalmente degli indumenti di ricambio, una camicia, delle calze e ce n'era certamente bisogno. Poi ogni soldato aveva una scatola di grasso per ingrassare le scarpe e per spazzolarle bene. Tra l'altro il grasso serviva anche per i finimenti dei cavalli. Ognuno portava poi un SSR da cucito, perché bisognava rammendare l'uniforme, le calze e tutto il resto, quindi c'era il ditale, l'ago, il rocchetto e tutto quanto. Per la sera occorreva una candela per rischiararsi, perché non c'era una torcia elettrica, e quindi faceva parte della dotazione personale. Cosa curiosa, c'era anche una berretta da notte, perché di notte faceva freddo, ma soprattutto umido se si dormiva all'aperto, quindi una berretta per la notte. Poi del tabacco, dei fiammiferi e una pipa.
I soldati fumavano molto la pipa, specialmente i soldati della Guardia Imperiale, era una tradizione. Addirittura durante le battaglie fumavano. Del resto a Waterloo, sul terreno, sono stati trovati moltissimi frammenti di pipa quando i soldati cadevano e il detto francese, se casser la pipe, cioè rompersi la pipa, vuole dire proprio morire. Poi c'era un cucchiaio con il bicchiere e vari cibi che i soldati si portavano dietro, ma vedremo più tardi l'aspetto alimentare. Quanto pesava tutto questo? Tutto insieme. Diciamo dai 24 ai 28 kg, cioè l'equivalente di due valigie pesanti. Con tutto questo peso sulle spalle bisognava spostarsi il più velocemente possibile. A piedi, naturalmente. A tappe forzate si riuscivano a fare 30 km al giorno, su terreni spesso fangosi e difficili. Un corpo d'armata era un lungo serpentone di soldati, cavalli, carri, cannoni che avanzava. Nei carri c'era farina per il pane, carne salata e poche altre cose. Il resto bisognava trovarlo per strada. Un esercito di 100.000 uomini è come una città in marcia, uno sciame di cavallette che si alimenta sul territorio. Quando si occupava una città venivano emanati ordini di requisizione. Nei territori amici si lasciavano ricevute per gli indennizi, in quelli nemici l'alternativa era il saccheggio. Racconta un ufficiale francese. Anche se era vietato dove passava un esercito, ovunque c'erano devastazioni e saccheggi. Nelle stalle, nei pollai, nelle abitazioni e nei campi. Una volta tolti i bivacchi, i terreni erano ridotti a letamai e i raccolti distrutti. Durante la battaglia i rifornimenti spesso non riuscivano ad arrivare. Ecco la testimonianza di un ufficiale francese della divisione Foix. La sera di Waterloo vidi spuntare dal tascapane di un soldato morto una mezza pagnotta. La divorai letteralmente. Da due giorni l'unica cosa che avevo messo nello stomaco era della birra. Ma come venivano reclutati questi soldati? Beh, in Francia con la rivoluzione nacque la coscrizione obbligatoria, cioè tutti dovevano contribuire a difendere la patria, con un periodo di leva molto lungo che sotto l'impero poteva raggiungere i 5 anni, a seconda delle esigenze delle guerre. Per non andare in guerra, certi giovani scappavano, o addirittura si tagliavano delle dita, o si strappavano i denti, in modo da non essere considerati abili. In tempi normali, quando non tutti erano necessari, c'era un'estrazione a sorte e si poteva evitare il servizio militare pagando un rimpiazzante. È evidente che erano soltanto i ricchi a poterlo fare. La somma da pagare andava dai 3 ai 5 mila franchi. Per dare un'idea di cosa rappresentava questa somma, era l'equivalente di quello che poteva guadagnare un operaio in 6 o 7 anni. C'è a questo punto un documento filmato che vorrei farvi vedere, molto sorprendente. Nel 1965 feci per la RAI un documentario su Waterloo. Erano allora passati 150 anni dalla battaglia, ma 150 anni non erano, a pensarci bene, moltissimi. Erano due volte 75 anni. Quindi due generazioni potevano essersi accavallate. Me ne ebbi la fortuna di imbattermi nelle ricerche in una vecchia fotografia, quella di un soldato di Napoleone, scattata il giorno in cui compiva 100 anni. Eccola qui. Dietro c'era il nome del soldato e il paese d'origine in Belgio. Andai dunque in quel villaggio e cercando tra i più anziani trovai una persona che, quando era giovane, aveva effettivamente conosciuto questo soldato e aveva spesso parlato con lui. Ne nacque così questa piccola ma strana intervista di un signore che racconta di prima mano quello che gli diceva un soldato che era a Waterloo. Come si chiamava questo soldato? Govard. Peter Govard. Era un soldato che partecipò alla battaglia di Napoleone a Waterloo. E lei si ricorda in che corpo era? In quale reggimento combatté alla battaglia di Waterloo? Era nei corazzieri, era. Nei corazzieri. Lei ha avuto occasione di conoscerlo qui nel villaggio di Verde, di ascoltare quello che Govard raccontava probabilmente la domenica all'osteria. Si ricorda ancora bene di lui? Sì.
Certo. Ero ancora giovane, naturalmente, ma mi ricordo bene. E cosa raccontava? Beh, aveva fatto la campagna di Russia, diceva che era terribile. Era assieme a Napoleone. Che tipo era fisicamente? Era un omone grande e grosso. Me lo ricordo vestito da corazziere per i suoi 100 anni. Aveva un cappello enorme, un cappello che lo faceva sembrare ancora più grande. Dopo la festa andò nel bosco e segò un albero di 2 metri, tutto da solo. Lei gli ha parlato spesso? Sì. Le ha raccontato qualcosa della guerra ai suoi tempi? Sì, sì, raccontava spesso della guerra. Quello che noi impariamo sui libri di scuola, lui lo sapeva. E diceva che era duro per i soldati. E poi parlava della coscrizione, per tutti gli uomini. Li portavano via per la guerra. Cosa le diceva della coscrizione obbligatoria? Che non importava se non erano francesi, venivano presi tutti. Specialmente i giovani? Sì. E c'erano deserzioni? Come? Qualcuno scappava per non entrare negli eserciti di Napoleone? Oh, sì, naturalmente, si nascondevano. Ma c'era anche gente che andava volentieri? Sì, qualcuno che non aveva famiglia e che aveva voglia di girare il mondo e di correre l'avventura. Ma purtroppo c'erano molti che non avevano nessuna voglia di andare, che venivano presi di forza e non tornavano più indietro. C'era anche chi lo faceva per interesse. Ah, sì, c'era diversa gente. C'erano dei briganti che lo facevano per i soldi. C'erano molti briganti, ma lui no, era mandato solo per combattere. In tutto gli davano di paga pochi centesimi al giorno. Lui veniva dal popolo. Pochi centesimi al giorno. Ma gli è piaciuto lo stesso. Penso. È sotto una pioggia scrosciante che i soldati di Napoleone arrivano a Waterloo la sera del 17 giugno. Si accampano sotto delle tende o si riparano alla meglio. Hanno camminato tutto il giorno, sono provati e stanchi. L'indomani li attende una giornata terribile. Nelle marmitte si fa cuocere la zuppa della sera. È giugno, sono le giornate più lunghe dell'anno. Tirano fuori dagli zaini le dotazioni personali, pochi indumenti di ricambio, pacchetti di cartucce e delle razioni di cibo per la marcia. Ma cosa mangiavano questi soldati in marcia? Beh, qui abbiamo ricostruito un po' un paiolo con il minestrone che questi soldati si preparavano la sera, quando erano al bivacco, naturalmente con un focherello sotto. Buonasera, professor Cannella. Ci ritroviamo in un set un po' particolare questa volta. Inusuale. Senta, cosa c'era dentro quella brodazza? Beh, sicuramente era una zuppa di verdura. E all'interno di questa zuppa di verdura, fatta con quello che la campagna e la stagionalità offriva, c'era della carne, carne secca di montone che veniva riammollata e riprendava pure sapore e aroma a tutta questa zuppa. Questo perché l'esigenza di avere della carne a disposizione che fosse sicura, perché non era certo che si mangiava quella zuppa, perché se c'era un'azione militare da fare l'acqua veniva buttata sul fuoco e la carne veniva trasportata asciutta nello zaino, pronta per essere mangiata. Qui abbiamo proprio uno zaino. Vediamo tra l'altro questo bel tegamino che serviva per le uova, penso. Se la gallina era dello stesso parere. E anche se non era d'accordo. Allora, qui abbiamo un pacchetto. Un fagotto dove c'erano, diciamo, gli alimenti più importanti. Allora, intanto la carne che abbiamo visto. Quindi la carne che veniva fatta a pezzi. E questa? Il lardo. Questo è lardo. Lardo perché la razione alimentare doveva avere un certo contenuto energetico, questi facevano marce lunghe, 20-30 km, poi azioni militari dovevano sostenersi. Si portavano tutti quei pesi. E quindi... Certamente non c'era la bottiglietta dell'olio. Cioè il carburante. Era quello il carburante. E poi il pane, che era anche il piatto forte. Pane, il piatto forte, e soprattutto se ne dovevano portare una certa quantità, perché non c'era rifornimento giornaliero. Certo. Ogni 3-4 giorni davano il rifornimento, perché la strategia napoleonica non prevedeva magazzini di rifornimento per l'esercito. E allora che succedeva? Si viveva sul territorio. Sul territorio c'erano delle vivandiere che collegavano le panetterie e gli altri posti e portavano il rifornimento delle vettovaglie. Cos'altro si portavano? Sicuramente all'interno c'erano alimenti non deperibili, come per esempio legumi, e qui c'è un sacchetto di fagioli e un sacchetto di riso. Il riso perché le condizioni igieniche non erano delle migliori e allora qualche forma di dissenteria capitava, il riso.
era una panacea. Lì vediamo due borracce. Due borracce e quella del vino, perché il vino era, diciamo, la bevanda dei pasti principali, mentre la mattina a colazione gli davano una piccola razione di acquavite. Serviva per dare un po' di tono e di coraggio, perché combattevano pure all'Arpa Bianca. Ecco, prima dell'attacco comunque c'era una razione forse anche un po' più abbondante. E acqua, la borraccia tonda. L'acqua, la borraccia tonda, bevevano l'acqua sorgiva, l'acqua dei torrenti, l'acqua che capitava, perché sicuramente a quei tempi la bottiglia d'acqua minerale. L'acqua minerale non c'è. Grazie professor Cannella. Napoleone e i suoi generali si installano intanto in una fattoria ai bordi del campo di battaglia e ne fanno il loro quartier generale. È la fattoria del Caillou, cioè del sasso. Napoleone è stanco, hanno dovuto mettersi in due per togliergli gli stivali, tanto erano incollati. Sa che la truppa è con lui, ma che i generali non sono più quelli di una volta. Intorno al tavolo discute sulla strategia da adottare in battaglia. È comunque molto ottimista. Sarà l'affare di un pranzo, dice ai suoi generali. Quella fattoria esiste ancora oggi con alcuni oggetti autentici dell'epoca. La sera prima della battaglia qui c'era un via vai di soldati. Erano i famosi grognard, cioè la guardia imperiale di Napoleone che si era accampata proprio qui in questo frutteto con le proprie tende. Erano sotto un'acqua battente in mezzo al fango, ma erano abituati a questo. Bisogna dire che molti dei soldati venuti fin qui a Waterloo poi non se ne sono più andati. Sono morti sul campo di battaglia e le ossa di molti di loro riposano in questo ossario. Sono emerse ad anni di distanza quando i contadini lavoravano i campi. È raro che una semplice fattoria si trasformi in un importante sito della storia, ma è proprio quello che è accaduto qui. Tutto sembra essersi fermato a quella sera, quando sono arrivate qui le truppe francesi, hanno occupato la fattoria e hanno sostituito il mobilio contadino con l'arredo da campo dell'imperatore. C'era un lavabo d'argento in un angolo, una sedia in cuoio pieghevole, c'era anche un letto identico a questo. Questo è uno dei letti da campo di Napoleone. Aveva un baldacchino con un drappeggio di seta pesante, seta verde. Questo letto era stato posizionato vicino al camino perché era una sera fredda e umida. Attorno a Napoleone in quelle ore non c'erano soltanto dei generali e dei soldati, ma c'era anche una parte della sua servitù e c'era anche il suo cuoco personale, furibondo quella sera perché non erano giunte in tempo le stoviglie imperiali. In questo momento della storia, in quelle ore, ognuno aveva i propri problemi nella propria dimensione. Ora noi ci troviamo nella stanza attigua, la stanza da letto di Napoleone, ed è proprio qui, su questo tavolo, che la mattina del 18 giugno Napoleone illustrò la strategia della battaglia di Waterloo ai propri generali. Lo fece su questo tavolo, che è originale, e su questo copritavolo. Proprio qui si appoggiarono. E cominciarono anche a scrivere i primi ordini. Gli ordini a quell'epoca non venivano inviati ovviamente con una radio che non esisteva, ma venivano scritti con una semplice penna d'oca su dei semplici fogli di carta. Gli ordini partivano immediatamente con staffette a cavallo. Tutti i generali e i marescialli francesi che vedete qui riuniti erano presenti il giorno della battaglia di Waterloo ed erano praticamente le braccia di una sola mente. Quella di Napoleone. E quando Napoleone ordinava una mossa, l'invio degli ordini era affidato al maresciallo Soult, era una specie di centralina vivente. Lui a sua volta dava questi ordini scritti a degli addetti, che poi gli davano delle staffette a cavallo, eccetera, fino a recapitare la volontà dell'imperatore ai responsabili di artiglieria, di cavalleria o di fanteria sul campo. A qualche chilometro di distanza, nel quartier generale inglese, un'altra penna d'oca prepara altri ordini di battaglia, su questo tavolo ancora oggi conservato. Il duca di Wellington sa che lo scontro è decisivo. Su questa piana leggermente ondulata, le due armate quindi si schierano. Da un lato Napoleone con 72.000 uomini, di cui 49.000 fanti, 16.000 cavalieri e 246 cannoni, con 7.000 artiglieri. Dall'altro lato Wellington e i suoi alleati con delle forze leggermente inferiori, 50.000 fanti, 12.400 cavalieri, 156 cannoni con 5.500 artiglieri.
cioè in tutto 68.000 uomini, di cui però poco più di un terzo sono inglesi, gli altri due terzi sono olandesi, belgi e tedeschi, quindi è un esercito in cui si parlano quattro lingue. In totale 140.000 uomini si fronteggiano su un terreno di qualche chilometro di lato. Tutto è pronto per la carneficina. Più a est, a 15-20 chilometri, si trovano altri 30.000 uomini di Napoleone, guidati dal maresciallo Grouchy, il cui compito è quello di contenere l'armata prussiana del generale Blücher e evitare assolutamente che arrivi sul campo di battaglia. Sul terreno intanto i contadini vedono arrivare questa massa incredibile di soldati e di cannoni. Al di là del timore di saccheggi e spoliazioni, si rendono conto che le loro fattorie si troveranno proprio al centro del campo di battaglia. Scrive il canonico Teillier nel suo diario: abbiamo nascosto tutte le cose di valore nelle botti e le abbiamo sistemate nei nascondigli che avevamo già preparato l'anno scorso, quando aspettavamo l'arrivo dei cosacchi. Anche in questo caso, nel 1965, avevo trovato un testimone indiretto, cioè un uomo molto anziano, il signor Edouard Brassin, che aveva raccolto il racconto di suo nonno, allora bambino, che viveva a Waterloo, proprio vicino alla fattoria della Haie Sainte, al centro della battaglia. Ecco che cosa mi disse. Sì, il mio nonno era a Waterloo quel giorno. E cosa le ha raccontato? Mi raccontava che, vedendo la massa di truppe arrivare, tutti i contadini sono scappati nei boschi intorno a Waterloo. E la sua famiglia cosa ha fatto? Ha portato via tutto quello che aveva? Sì, ha preso delle scorte, del pane, un po' di burro. La mia famiglia aveva portato via anche un vitello di un mese, in caso di necessità, per poter restare più a lungo nella foresta. Ma la battaglia è durata un giorno e sono rientrati l'indomani. E allora hanno trovato la casa tutta devastata. Altre abitazioni erano distrutte. E dei morti e dei feriti dovunque. C'erano dei feriti anche nella stalla laggiù, vicino alla fattoria della Belle Alliance. E dei moribondi si sgozzavano ancora, francesi e prussiani. E c'erano anche dei soldati francesi nascosti. Sì, c'erano dei soldati nascosti. E gli abitanti avevano dato loro degli abiti civili e li nascondevano perché non li prendessero i prussiani. Buongiorno, signori. Buongiorno. Buongiorno, maestà. Al mattino del 18 giugno Napoleone riunisce i suoi generali per decidere l'attacco. È di buon umore e considera Wellington un generale presuntuoso, temerario e ignorante, destinato a grandi catastrofi. Quanto agli inglesi, li considera cattivi soldati. Dice ai suoi generali: se i miei ordini sono ben eseguiti, stasera dormiremo a Bruxelles. Fuori lo attende la sua guida, un oste della zona. Sentiamo ancora Brassin. Napoleone prese come guida un uomo del paese, un certo De Coster. De Coster, che abitava a 100 metri qui vicino. Cosa ha raccontato in seguito? Aveva avuto una gran paura e non voleva far da guida. Allora si è dovuto prenderlo di forza per far da guida all'imperatore, ma voleva scappare continuamente. Hanno dovuto legarlo al cavallo. Però lui a ogni colpo di cannone chinava la testa. Napoleone allora ha detto: insomma, De Coster, non inchinarti così, qui non siamo mica a corte. La strategia di Napoleone è di cominciare l'attacco sulla sinistra contro il castello fattoria di Hougoumont, dove si sono asserragliate delle truppe inglesi. Ma il vero obiettivo è di sfondare al centro, conquistare la fattoria della Haie Sainte e attaccare direttamente il grosso dell'esercito alleato. Ma c'è un problema, un grosso problema. Ha piovuto tutta la notte e il terreno si è trasformato in una distesa di fango, dove si possono impantanare uomini, cannoni e cavalli, e dove soprattutto le palle di cannone non rimbalzano, perdendo così la loro efficacia. Per questo i generali dicono che bisognerà aspettare che il terreno si indurisca un po'. Ma Napoleone sa d'altra parte che non può attendere troppo. Deve agire rapidamente e non concedere tempo al duca di Wellington, anche se non lo considera un gran generale e pensa di batterlo facilmente. Intanto, dalle loro postazioni, francesi e inglesi
si scrutano a vicenda e cercano di capire i rispettivi movimenti. Sentiremo d'ora in avanti numerose testimonianze dirette di ufficiali che hanno partecipato alla battaglia, ricavate dai loro diari e dalle loro lettere che abbiamo ricercato negli archivi storici. Piccoli episodi, piccole notazioni che però permettono di entrare in presa diretta, per così dire, con la battaglia e capire cosa hanno visto, che cosa hanno provato quegli uomini. Sentiamo. Tenente Woodbury. Alle 10.30 osservammo un movimento nelle linee nemiche e un va e vieni di numerosi ufficiali attorno a un certo posto in cui vi era un corpo considerevole di fanteria che sapemmo più tardi essere la Guardia Imperiale. Là si trovava Bonaparte in persona. Tenente Martin. In quel momento Napoleone passava in rivista per l'ultima volta il suo esercito in battaglia. Mai sentì gridare Vive l'Empereur con più entusiasmo. Era come un delirio. Tutte le fanfare dei reggimenti intonavano l'aria Veillons au salut de l'Empire. Di fronte a noi, a mille passi forse, si vedeva distintamente sulla collina la lunga linea rossa degli inglesi. Sergente di Sua Maestà Leake. Da ieri ho avuto solo mezzo cucchiaio di brodo e un biscotto. Quello che ci consola è sapere che il nemico soffre degli stessi mali. Capitano Mercer. Il rum fu subito diviso. E sicuramente se i liquori forti non sono mai benefici, sono fatti per uomini nella nostra situazione. La battaglia di Waterloo sta per cominciare. Napoleone decide di iniziare il suo attacco qui sulla sinistra contro la fattoria di Hougoumont, dove si trovano delle truppe inglesi. Ma Wellington aveva previsto questa mossa. Sentiamo il tenente Woodbury. A ovest vi era una casa di campagna della quale il duca di Wellington comprese subito l'importanza, poiché avrebbero dovuto impossessarsene per attaccarci da quella parte. Era dunque in un punto chiave. Questo punto capitale fu affidato alle guardie sotto gli ordini di Lord Salton. Lavorarono tutta la notte e la fortificarono del loro meglio. Napoleone non si rende conto che questa fattoria, anticamente un castelletto di campagna, era stata così ben fortificata durante la notte. Vediamo i luoghi come sono oggi, perché permettono di capire molte cose. La fattoria di Hougoumont è cambiata pochissimo dal giorno della battaglia. In quelle ore appariva praticamente identica come la vedete alle mie spalle. E ci sono ancora tutte le mura di cinta, di difesa. Qui c'erano 1500 soldati inglesi. Ora possono sembrare pochi, ma in realtà non si trattava di soldati qualunque. Erano le Coldstream Guards, le Foot Guards, insomma delle truppe d'élite inglesi con molta esperienza. Ed erano appostati dietro questo lungo muro. Si vedono ancora molto bene le feritoie attraverso le quali facevano passare i loro fucili. Probabilmente sparavano anche da sopra il muro contro i francesi che venivano a centinaia da sud. Tutto è rimasto come allora. Dall'altra parte del muro si vedono ancora molto bene i danni provocati dalla battaglia, che è stata furibonda. Ci sono sforacchiature di pallottole, danni di ogni tipo. In effetti questi soldati inglesi furono in grado di tenere impegnati qui ben 8.000 soldati francesi, tenendoli fuori dal campo di battaglia, e questo ha avuto un peso molto importante. I francesi attaccavano in massa e il loro assalto si è concentrato soprattutto contro il portone d'entrata della fattoria, che è quello originale, è stato restaurato, rinforzato, ma è quello che i francesi hanno cercato inutilmente di abbattere. Gli inglesi si difendevano sparando da quelle due finestre oggi murate e dai muri tutt'attorno. È stata una carneficina, solo una manciata di soldati francesi è riuscita a penetrare, ma sono stati immediatamente uccisi. Di fronte al portone della fattoria di Hougoumont ci sono tre grandi alberi. Si tratta di alberi vecchissimi, sono dei castagni secolari. Erano già qui sul posto il giorno della battaglia di Waterloo e hanno assistito allo scontro. In un certo senso sono gli ultimi testimoni viventi di quelle terribili ore. L'attacco qui alla fattoria di Hougoumont comincia con due ore di ritardo sul previsto a causa del terreno fangoso. Due ore che peseranno moltissimo sull'esito della battaglia.
Qui a Hougoumont, quella che doveva essere un'operazione facile, quasi una manovra di diversione, si trasforma insomma in un sanguinoso assalto che dura tutto il giorno, anche per l'accanimento del fratello di Napoleone, Gerolamo, che comanda questo attacco. Intanto la battaglia ormai è cominciata su tutto il fronte. Capitano de Mauduit. Una delle prime cannonate inglesi colpì a morte la vivandiera del nostro reggimento, Maria. Era venuta dall'isola d'Elba e aveva seguito un granatiere della vecchia guardia. Camminava dietro lui quando fu colpita da una palla di cannone. Non vi era nulla da fare. L'assistemmo nei suoi ultimi momenti, poi la seppellimmo sul posto, con una croce improvvisata e la scritta «Qui giace Maria, cantiniera del primo granatieri, morta al campo d'onore». Passante, un saluto d'onore a Maria. Di vivandiere ce n'erano parecchie al seguito dell'esercito. Anche loro si trovavano sui campi di battaglia assieme ai soldati. La storia ne ricorda una in particolare. Si chiamava Tête de Bois, faccia di legno, perché aveva avuto metà della faccia sfracellata da un'esplosione e l'aveva ricoperta con una mezza maschera in legno. L'artiglieria francese intanto entra in azione in vari punti sparando grosse palle di ferro, capaci di portare lo scompiglio nelle file nemiche. I cannoni sparano anche altri tipi di proiettili che disseminano tutto intorno dei pezzi di ferro e pallottole, è la cosiddetta mitraglia. Ma come venivano usate queste armi sul campo di battaglia? Durante la battaglia di Waterloo in poche ore furono sparati migliaia di proiettili di artiglieria. Cannoni come questo potevano colpire bersagli distanti anche 600-800 metri con un ritmo di un colpo al minuto. I proiettili che si sparavano a quell'epoca a prima vista non sembrano poi così pericolosi, sono in ferro, sembrano quasi delle bocce piene, ce n'erano anche di più grandi e non esplodevano toccando il terreno. Ma gli effetti di un colpo di cannone potevano essere devastanti. E quando questi proiettili cadevano sul terreno, rimbalzavano più volte a grande velocità, un po' come un sasso lanciato in uno stagno, e travolgevano tutto quello che trovavano, uomini, cavalli, oggetti, magari tutte queste cose in fila. Insomma, un singolo proiettile di artiglieria poteva avere conseguenze micidiali anche se non esplodeva. A quell'epoca, però, esistevano anche delle palle di cannone che esplodevano quando atterravano. Erano le cosiddette granate. Eccone. Si trova qui al Museo Militare di Bruxelles, come tutti questi reperti. Vedete, all'interno erano cave e contenevano una gran quantità di pallettoni e di polvere da sparo. Al momento del colpo di cannone, la combustione penetrava dentro il foro ed era una combustione lenta e questo permetteva al proiettile di arrivare fin dove c'era il nemico senza esplodere e magari anche di rotolare per qualche metro. E quando esplodeva, proiettava tutto attorno una gran quantità di schegge, taglienti e ustionanti, ma anche di pallettoni. Guardate questi, sono stati trovati proprio sul campo della battaglia di Waterloo. Il fatto incredibile è che gli ufficiali di fronte a una granata fumante spesso non cercavano riparo. Secondo i principi di etica militare dell'epoca rimanevano fermi per mostrare il proprio coraggio soprattutto alla truppa e i risultati erano intuibili. Gli inglesi infine con i cannoni spararono anche degli shrapnel, cioè erano delle palle di cannone che esplodevano in aria proiettando verso il basso, quindi verso le truppe nemiche in marcia, una pioggia di pallettoni. Ma usarono anche un'altra arma, nuova, comparsa da poco. Eccola, erano i primi razzi. Erano molto primitivi, avevano una lunga coda che doveva stabilizzare il volo e si accendevano un po' come i fischioni di Capodanno, dal basso. Ma quando partivano si accendeva automaticamente una seconda miccia che faceva esplodere la testa del razzo proprio sopra le truppe nemiche, proiettando verso il basso dei pallettoni. Paradossalmente quest'arma non ebbe molto successo il giorno della battaglia di Waterloo e questo perché i tiri erano molto imprecisi. Inoltre, quando questi razzi partivano, facevano un gran rumore e questo spaventava i cavalli, anche i cavalli degli inglesi. Quindi Wellington, dopo una cinquantina di tiri, fece ritirare quest'arma. Insomma, quel giorno nessuno avrebbe scommesso sul futuro di questa nuova arma.
Buonasera Paco Lanciano, abbiamo sentito che i razzi Buonasera. Avevano dei tiri molto imprecisi. Sì, è stato un fallimento dal punto di vista delle traiettorie, però si è aperta una nuova era. Certamente. E vediamo di spiegare un po' perché. Questa è una palla di cannone, se vogliamo lanciarla, se scegliamo la traiettoria giusta, colpiamo il bersaglio giusto. Perfetto. Tra l'altro esce da un tubo, quindi è ben direzionata. Ben diretta, la spinta iniziale è quella che determina la traiettoria. Nel caso di un oggetto invece che ha una propulsione interna, cioè che funziona sul principio di azione e reazione, esce l'aria e lui si sposta nella direzione da opposta. Da solo. Questo non succede. Vediamo se riusciamo a fare canestro con questo. Beh, non ci siamo proprio riusciti. E questo dimostra quanto è difficile riuscire a indirizzare un sistema a propulsione interna. Del resto abbiamo visto anche nei lanci spaziali che molti razzi non riuscivano a trovare la direzione giusta. Ecco, questo invece è riuscito. È andato dritto. In realtà perché? I sistemi di propulsione, beh, intanto perché era guidato da una sorta di rampa di lancio e poi perché aveva un tubicino che gli orientava il getto. I sistemi moderni di propulsione hanno addirittura dei sistemi che correggono durante il viaggio del proiettile o del missile la traiettoria. Ecco, ed è questo che ha permesso poi a questi razzi di arrivare sulla Luna. Certo. Però anche le pallottole, abbiamo sentito, quelle del fucile, andavano in modo non molto preciso. Sì, il motivo era che a quel tempo i fucili non avevano le canne rigate, quindi il proiettile non girava su se stesso e quindi non era stabile, risentiva delle correnti d'aria e andava per fatto. Ecco, noi abbiamo una piccola dimostrazione qui con un oggetto che ci arriva magicamente dal cielo, un proiettile. Sì. Ecco, questo, immaginiamo un proiettile sparato da quella direzione, in questa direzione, incontra l'aria. Quindi è lo spettatore che spara, diciamo. Non sta girando su se stesso. Noi gli lanciamo invece l'aria addosso e vediamo che cosa succede. Ecco che vediamo che lui immediatamente comincia, si mette a ruotare, a oscillare, non mantiene assolutamente la sua posizione. E questo era quello che succedeva ai proiettili a Wasp. Invece con un fucile con le canne rigate gli si dà una rotazione. Una rotazione, un po' come una trottola. Noi adesso tirando questo filo diamo una rotazione a questo oggetto. E vediamo cosa succede. E vediamo come reagisce all'aria. Ecco, io per quanto cerchi di farlo muovere, lui tende a mantenere sempre la stessa posizione. Ha avuto appena una lieve oscillazione, ma di fatto resiste, si oppone alle correnti d'aria. Ed è per questo che i fucili oggi, come i cannoni, hanno un tiro molto preciso. Sì, sfruttano l'effetto giroscopico. Grazie Paco Lanciano. Ma ora noi torniamo sul terreno della battaglia. Pare che stia spostando il fuoco su di voi, Dixon. Non avevo mai visto in vita mia un'artiglieria così brillante. Muove l'artiglieria con la leggerezza di una pistola. Alle 2 del pomeriggio l'attacco di Napoleone è in pieno svolgimento. L'artiglieria, dopo essere stata portata in posizione, continua il suo cannoneggiamento. Tenente Mulberry, l'attacco di Napoleone al nostro centro fu uno spettacolo di ineguagliabile grandezza. Più di 200 cannoni aprirono su di noi un fuoco spaventoso. Dietro queste cortine di fumo, Napoleone sferrò un attacco generale con la fanteria e la cavalleria. Occorse tutta l'abilità di Wellington per disporre le sue truppe e resistere. Tenente Jackson. Il duca di Wellington andava ovunque c'era un attacco, come se potesse prendere al volo i proiettili e metterseli in tasca. Distinguevo bene la silhouette del duca e del cavallo in mezzo al fumo. Somigliava alla statua di Hyde Park quando c'è nebbia. In questa mischia si poteva vedere nelle file inglesi una cosa sorprendente. Un cilindro. Quello del generale Picton. Non gli erano arrivati in tempo i bagagli e combatteva in cilindro e redingot. Il generale Picton durante la battaglia fu raggiunto da un proiettile che perforò il suo cilindro e lo uccise sul colpo. Sul campo di battaglia all'epoca c'erano anche dei musicisti, trombettieri, tamburini, reparti con fanfare, cornamuse. Il loro ruolo non era soltanto quello di incitare i soldati a combattere, ma anche di trasmettere ordini. Nel frastuono degli scontri, infatti, le voci dei comandanti non si sentivano e gli strumenti musicali trasmettevano segnali di carica, raduno, ritirata. Anche le bandiere, al di là della loro forte carica emotiva e simbolica, avevano una funzione segnaletica. Permettevano ai soldati e ai reparti di avere sempre un punto di riferimento per non disperdersi. Durante l'attacco alla fattoria che si trovava al centro del campo di battaglia, la fattoria della Essent, molti soldati francesi morirono sotto il fuoco nemico che proveniva da questo edificio fortificato anch'esso durante la notte.
In una lettera che tempo fa avevo trovato al Museo dell'Esercito di Bruxelles, un soldato tedesco, che faceva parte delle truppe che difendevano la fattoria, raccontava che lui e altri soldati si erano nascosti sopra il colombaio del portone d'ingresso e da lassù, come da una torretta fortificata, sparavano a ripetizione, prendendo d'infilata i soldati francesi che avanzavano lungo la strada. Siamo andati a verificare. Il colombaio esiste sempre. Era chiuso da tempo immemorabile e con il fattore abbiamo riaperto la botola e siamo saliti nel piccolo vano soprastante il portone d'ingresso. Effettivamente tutto corrisponde. Da queste feritoie era possibile impallinare i soldati francesi che avanzavano lungo la strada, che oggi naturalmente è asfaltata. Anche perché la marcia era rallentata dal fango del quale si impantanavano i soldati. Ascoltiamo il capitano Dutilt, che fu uno degli ufficiali che comandò l'attacco alla fattoria della Essente. La seconda brigata si formò in colonna d'attacco per battaglioni e si mise in marcia al passo di carica lanciando grida di gioia. Ma c'era un lungo tratto da fare allo scoperto e per di più su terreno pesante. I soldati restavano invischiati nel fango e perdevano persino le scarpe. E poi i comandi non potevano essere uditi, coperti come erano da queste migliaia di grida. Nel frattempo il nemico fece uso di tutti i suoi mezzi. Un fuoco terribile fece esplosione sulla colonna. I proiettili e la mitraglia uccisero in un attimo il terzo degli uomini. L'attacco poi era reso ancor più difficile dagli sbarramenti fatti con carri e sterpi pungenti legati insieme. La cavalleria inglese si portò rapidamente al passaggio che volevamo raggiungere. Arrivò d'improvviso sulla colonna, sciabolando tutto quello che i proiettili avevano risparmiato. Sul campo si muore ovunque ormai, dalle due parti. Ecco quello che scrive il sergente Lawrence, incaricato di difendere la bandiera del 40° reggimento. Era una funzione che non mi piaceva per nulla. Quel giorno 14 sergenti incaricati dello stesso compito erano già stati uccisi o feriti, senza parlare degli ufficiali. Colonnello Trefcon. Alle tre il campo di battaglia era una vera fornace. Le sparatorie, il cannone, le grida. Sembrava l'inferno dei dannati. Forse per questo certi soldati a Waterloo preferiscono non esporsi troppo al fuoco. Tenente Jackson, un ufficiale mi dice che una quantità di soldati si sono ritirati nella foresta. Vado a controllare. E qual è la mia sorpresa nel vedere compagnie intere, con i fasci regolarmente formati, la marmitta sul fuoco, tranquilli come se il nemico fosse stato a mille miglia. Le truppe francesi appoggiate dall'artiglieria premono ormai sempre più al centro, minacciando di travolgere. Dai due lati della fattoria della Essente emergono allora al gran galoppo due brigate di cavalleria, una inglese e una scozzese, per fermare questa avanzata francese. La loro carica è irresistibile. Sono 2300. Con le loro spade sciabolano e colpiscono tutto quello che incontrano. Continuando nel loro slancio, attraversano le linee della fanteria francese e proseguono arrivando fino all'artiglieria. Qui, galoppando tra i cannoni, colpiscono e mettono fuori combattimento gran parte degli artiglieri. Ma è stato un errore spingersi così in profondità. I cavalli ora sono stanchi e, cercando di tornare indietro nelle proprie linee, i cavalieri inglesi e scozzesi vengono inseguiti dai lancieri di Napoleone, che, galoppando su cavalli freschi, li raggiungono e li infilzano senza pietà. Dei 2300 partiti, 1000 rimangono sul terreno. Il terreno è ormai ovunque pieno di morti, di feriti che chiedono aiuto, di cavalieri disarcionati che cercano di rientrare nelle loro linee. Ma cosa si poteva fare per i feriti? L'esercito francese aveva inaugurato, proprio in occasione di questa campagna, un servizio di ambulanze. Ne vediamo proprio qui un modello. I feriti venivano sistemati all'interno di questa carretta. Ben inteso, quando era possibile raccoglierli e portati in un centro di soccorso. Le dimensioni della carneficina di Waterloo lasciano tuttavia facilmente intuire che un tale servizio era inadeguato alle necessità. Ma una volta arrivati a un centro di soccorso, cosa potevano fare i medici e i chirurghi?
A Waterloo vi furono oltre 35.000 feriti, e il tutto in poche ore, quindi il lavoro che dovettero affrontare i chirurghi fu immenso e terribile. Per giorni continuavano ad arrivare feriti, spesso in condizioni spaventose. E le operazioni si susseguivano una dopo l'altra su semplici tavole inondate di sangue. Ecco, noi ora ci troviamo nel Museo della Medicina di Bruxelles e qui sono conservati alcuni strumenti che sono stati effettivamente utilizzati il giorno della battaglia di Waterloo, come questa cassetta portatile per la rianimazione dei feriti. E qui c'è uno strumento davvero curioso, questo per così dire è l'antenato delle nostre bombole a ossigeno. In pratica si infilava questa cannula in bocca o nella narice di un ferito e si provava a farlo rinvenire con una ventilazione forzata, ma si potevano anche usare dei sali. Vedete, dentro questa boccia c'era una spugna intrisa di sostanze molto forti che si mettevano in comunicazione girando qui un rubinetto speciale e si continuava sperando che il paziente riprendesse conoscenza. Le ferite da guerra sono le più difficili da trattare e a Waterloo ce n'erano di tutti i tipi. C'erano fori di pallottole, sciabolate e arti tranciati dalle cannonate e i chirurghi avevano queste valigette di legno e al loro interno c'erano gli strumenti per le operazioni. E tra gli strumenti c'erano per esempio delle pinze usate per estrarre le pallottole dalle ferite, ma c'erano anche delle mannaie. E parlando di lame, qui c'è una bella collezione di coltelli che ricordano molto quelli che si vedono nelle nostre cucine. E per ricucire una ferita si usavano questi aghi ricurvi, molto grossi, con dei fili di seta. E qui c'è uno strumento davvero curioso. Bisogna montarlo. Questa valigetta in effetti ricorda un po' quelle valigette usate nei film di spionaggio. Ora, questo strumento veniva messo sul fuoco e reso rovente e serviva per cauterizzare le ferite, in pratica anche per richiudere i vasi sanguigni che si erano lacerati. I chirurghi usavano gli stessi strumenti per tutti, non li disinfettavano tra un'operazione e l'altra, al massimo li sciacquavano in un secchio d'acqua che era loro accanto. In effetti a quell'epoca non si sapeva che esistevano i virus e i batteri, quindi non esistevano i disinfettanti né gli antibiotici, ma le infezioni quelle sì che esistevano. E a quell'epoca c'era una tecnica molto diffusa per impedire che venisse un'infezione. Amputare il più presto possibile. Infatti si sapeva che la natura lasciava poche ore di calma a disposizione. E a Waterloo ci furono migliaia di amputazioni. L'operazione era terribile, si usavano seghe simili a queste. Niente anestesie, o meglio, sì, all'inizio ci sarà stato un po' di tintura di oppio, qualche alcolico, che presto finivano, e quindi bisognava basarsi sul coraggio del paziente, al quale si dava spesso una pallottola da stringere tra i denti per il dolore, e bisognava avere degli assistenti robusti per tenere il paziente fermo durante l'amputazione. Il dolore che è stato descritto ricorda quello di una profonda bruciatura, una bruciatura quasi insostenibile. Molti svenivano, altri invece morivano durante l'operazione. Proprio per questo i chirurghi diventarono abilissimi nel disarticolare una caviglia nel giro di 3-4 minuti, oppure nel giro di un quarto d'ora tagliare un braccio o una gamba maciullati, ricucire i muscoli e la pelle. Sono tempi davvero sbalorditivi se ci si pensa. Ma non c'erano soltanto le amputazioni. In battaglia quasi nessuno portava degli elmetti o dei caschi, o se c'erano erano molto leggeri, quindi ci furono moltissime ferite alla testa nella battaglia di Waterloo. E l'unico modo per estrarre una scheggia o anche per liberare il cranio da un'emorragia interna, questa emorragia avrebbe premuto contro il cervello provocando paralisi, coma o morte, l'unico sistema era quello di trapanare il cranio usando strumenti di questo tipo. Questo è un trapano a mano. Questo modello di cera dell'epoca ci dà un'idea di come avvenissero queste operazioni. Tra l'altro, guardate, il chirurgo operava a mani nude, quindi con un forte pericolo di infezioni. Non c'era l'elettrocardiogramma, ma al posto c'era la mano di un assistente che controllava il polso del paziente per capire come andava il battito cardiaco. Ora, tutte queste tecniche che abbiamo visto adesso ci possono sembrare crude, un po' primitive e soprattutto pericolose. Ma all'epoca non c'era altro sistema per tentare di salvare un ferito su un campo di battaglia. Intanto, sul campo di battaglia avviene l'episodio forse più drammatico di tutta la giornata. Lord Hay.
Sì, signore. Portate questo messaggio. Il generale Lambert si ritiri di 100 passi sull'altro versante. Ma, signore... Fate ciò che vi ho detto! Delancey! Ordine generale! Le truppe devono arretrare di un centinaio di passi! Bene, milord! Il maresciallo Ney, che comanda la cavalleria francese, vede dei movimenti di truppa nello schieramento di Wellington e li interpreta come un inizio di ritirata. Wellington si sta ritirando! Meglio, seguitemi! All'attacco! Pensa che la situazione sul terreno stia ormai volgendo a favore dei francesi e che sia giunto il momento di dare la spallata finale con delle cariche di cavalleria. In realtà l'esercito di Wellington è sì in difficoltà, ma non è certo sul punto di ritirarsi. Queste cariche si trasformeranno in un'ecatombe per la cavalleria francese. Ecco perché. Per capire cosa è successo quel giorno a Waterloo, ecco un piccolo schema. È un episodio che è diventato un classico nella storia militare. Gli inglesi hanno formato sul terreno poco oltre la cresta dei solidi quadrati di truppe, cioè dei battaglioni di fanteria disposti su quattro file con i fucili carichi e le baionette in canna. Se le truppe sono salde, ben difficilmente dei soldati a cavallo riescono a avere partita vinta. Ma in questo caso gli inglesi hanno preparato una vera trappola mortale. Infatti, davanti ai quadrati qui, hanno disposto dei cannoni proprio a ridosso della cresta del terreno. Appena la cavalleria francese si affaccerà alla sommità, gli artiglieri faranno fuoco e poi correranno a ripararsi all'interno dei quadrati. Una tattica semplice ma micidiale. Ecco la testimonianza del capitano d'artiglieria Mercer che queste cariche di cavalleria se le ricevette addosso. Vidi attraverso il fumo salire al trotto allungato gli squadroni di testa dei corazzieri. Lo spettacolo era imponente. Avanzavano in squadroni serrati in un profondo silenzio. Il solo rumore che si sentiva era quello degli zoccoli sul terreno. Li lasciai avanzare fino a 50 metri e diedi l'ordine fuoco. L'effetto fu terribile. La prima fila, quasi intera, cadde di colpo. Il terreno già ingombro di vittime divenne insuperabile. Uomini e cavalli cadevano come falciati e quelli che venivano dietro non riuscivano più a caricare compatti. Ma la maggioranza fece nuovamente dietro fronte, creando gran confusione tra i ranghi. Infine, sparirono gradualmente dietro la collina. La terza volta, quando ricominciarono a caricare, li ricevemmo con la stessa distruzione di prima. Alfiere Gronò. Noi aspettavamo questa cavalleria formando un muro irto di baionette. L'ordine era di sparare sui cavalli. Sparate ai cavalli! Ce n'era già una gran quantità a terra, morti o morenti, mescolate ai corpi dei cavalieri. Sentivamo che tutto intorno c'erano molti moribondi. Che stanno facendo laggiù? Ma come si può attaccare così con la cavalleria senza l'appoggio della fanteria? Napoleone si accorse subito dell'errore di Ney, ritenne questa carica prematura. Le truppe inglesi infatti non erano ancora state sufficientemente colpite dall'artiglieria francese. Disse, ecco che il maresciallo Ney fa di una cosa sicura una cosa incerta. Secondo testimone del tempo però ritenne che dal momento che l'attacco ormai era cominciato bisognava appoggiarlo, perché vi sono errori in guerra che si riparano soltanto perseverando. Ed ecco quello che vide un colonnello francese che osservava da Hougoumont questi sanguinosi scontri. Dal punto in cui mi trovavo vedevo queste cariche di cavalleria. Erano una cosa ammirevole. Più di 10 volte si slanciarono contro gli inglesi. Si riformavano, poi tornavano all'attacco. Ero commosso. Avevo le lacrime agli occhi. Un gruppo di corazzieri passò accanto a me. Le loro corazze brillavano, si slanciarono una nuova volta e non li rividi più. Tenente Jackson, più volte ho visto questi valorosi corazzieri arrivare fin sotto i nostri quadrati, ma poi obliquavano. A volte galoppavano tra noi, ma senza osare avvicinarsi al muro di baionette. Sarebbe stata una distruzione sicura. Capitano Mercer, intanto il fumo ricopriva il campo di battaglia. Ogni tanto saliva in aria in colonne spesse per allargarsi a forma di fungo. Erano le casse di munizioni che saltavano in aria.
ma il frastuono era tale che non si sentivano neppure queste esplosioni. Nel tardo pomeriggio la fattoria delle SM viene presa dai francesi. Il battaglione tedesco che la teneva cede solo dopo aver finito le munizioni ed essere stato quasi completamente sterminato. Colonnello Trefko. Metà dei soldati erano morti o feriti, l'altra metà mancava di cartucce. Il maresciallo Ney fece chiedere nuove truppe a Napoleone. L'imperatore rispose: dove volete che le prenda? Volete che le fabbrichi? Ma anche Wellington è allo stremo delle forze. Tenente Woodbury. Il comandante della quinta divisione fa dire a Wellington che 9 uomini su 10 sono fuori combattimento. Non posso far nulla, disse il duca. Tenete fino all'ultimo uomo. E aggiunse: datemi la notte. Oppure datemi Blücher. È a questo punto che Napoleone decide di giocare la sua ultima carta, mandando in campo la vecchia guardia, la vieille garde, e ordinandole di attaccare il centro dello schieramento di Wellington. Avanti, avanti con la vecchia guardia, e poi a Bruxelles. La guardia avanza con 6 battaglioni, circa 3-4 mila uomini. Sono le truppe migliori, quasi leggendarie, tenute in riserva per i momenti decisivi. Anche gli ufficiali inglesi rabbrividiscono nel vederli avanzare. Voglio tutte le forze che ci restano, qui, qui! Ma il fuoco della fanteria inglese, ora non più inquadrati ma in linea, è così fitto che l'attacco viene fermato. Per la prima volta la vieille garde vacilla. Il momento è cruciale ed è proprio in quel momento che da est arriva il maresciallo Blücher. Alzate in alto le vostre bandiere nere! Sul terreno di battaglia l'arrivo di Blücher ha un effetto devastante. La vecchia guardia comincia a indietreggiare. La guardia indietreggia, si grida sul campo. Ed è la prima volta che succede. La notizia si sparge in un baleno e provoca lo sconcerto e il panico nelle truppe francesi. Generale de Marbeau. Ci hanno fatto manovrare come cretini. Aspettavamo i rinforzi di Grouchy, invece è arrivata l'intera armata di Blücher. Figuratevi come ci hanno ridotto. La nostra linea fu rotta di colpo dalla cavalleria prussiana che inondò il campo di battaglia. Professor Beaucourt, lei è uno dei maggiori esperti della battaglia di Waterloo. Napoleone, quel giorno, avrebbe potuto vincere. Certamente. Verso le 6 di sera le truppe francesi erano a ridosso delle linee inglesi e le stavano attaccando. La cavalleria aveva già effettuato degli sfondamenti, ma ormai era troppo tardi perché l'armata prussiana stava arrivando e a quel punto la battaglia era persa, ma solo alla fine della giornata. Ma quali errori ha commesso? Non si può dire che abbia commesso veri errori. Tuttavia, 2 giorni prima, Ligny, nei combattimenti che hanno preceduto Waterloo, non ha approfittato del suo successo per inseguire subito l'esercito prussiano in ritirata. Lo stesso maresciallo Blücher era rimasto ferito e stava per essere preso. Questo ritardo ha consentito all'esercito prussiano di guadagnare tempo e di sfuggire all'inseguimento del generale Grouchy. Questa circostanza, unita al terreno fangoso, che ha ritardato di 2 ore l'inizio della battaglia a Waterloo, ha fatto sì che a Napoleone venissero a mancare quelle 2 ore cruciali per vincere, prima che i prussiani arrivassero sul campo. Fu presso l'Essent che vidi Napoleone per l'ultima volta. Si piazzò dietro al nostro cannone e mi ordinò di far fuoco. Puntavo io il pezzo. Quasi tutti gli uomini della batteria erano morti. Fu quello forse l'ultimo colpo della giornata. Il viso di Napoleone era livido. Le ultime salve di artiglieria si succedevano lente, come in una cerimonia funebre. La confusione fra le nostre truppe divenne generale. I prussiani minacciavano un accerchiamento totale. La guardia si formò in quadrati e l'imperatore si rifugiò in uno di questi quadrati per sfuggire alla cavalleria nemica. Maggiore Lavavasseur. La sua prima idea certamente era di morire in questo quadrato. Poi di farsi uccidere avanzando. Lo vedo infatti passarmi vicino e gridare ai soldati della guardia: seguitemi.
e si avanza verso i cannoni inglesi, con la grande fanfara in testa che suona le marce trionfali del carosello. La strada era quasi coperta da queste truppe, ma in poco tempo i cannoni inglesi le falciarono. Poco dopo vedo un gruppo passare a cavallo. È Napoleone, ancora illeso, che si ritira. Capitano Mercer, vedemmo le truppe francesi sparpagliarsi e gettarsi nei campi. Qualcuno gridò: «Vittoria! Fuggono!» Non dimenticherò mai quel momento di gioia. Tenente Woodbury. Allora suonò la carica e cominciò la carneficina più terribile. Caricammo la guardia, i corazzieri, i lancieri. Ci aprimmo un passaggio tra la massa dei soldati fin quando raggiungemmo la Belle Alliance, dove fu ordinato l'alt e dove inviammo 3 acclamazioni al nemico che fuggiva. Hurra! Tenente Martin. Il panico è generale. È una massa confusa in fuga come un torrente impetuoso, inseguita dagli inglesi che gridano vittoria. Ormai tutto piega davanti all'inondazione. Non c'è più resistenza né speranza. I soldati si credono traditi e a chi scappa più in fretta, anch'io faccio come gli altri. Capitano Dutilt. Tutti si precipitano tra le casse e i relitti, calpestando i feriti senza badare alle loro grida. I feriti muoiono schiacciati senza pietà sotto le ruote dei carri. Caporale Bagré. Bisognava fuggire, malgrado la disperazione. E la strada era una sola, ingombra di ogni sorta di rottami. Colonnello Trefcon. Siamo traditi, gridavano i soldati. Si salvi chi può. Napoleone fugge con la sua carrozza, ma sul ponte vicino al Caillou c'è un grande ingorgo di truppe, di cavalli e di cannoni. Napoleone ha appena il tempo di scendere, di saltare su un cavallo e scappare. Poco dopo la carrozza viene catturata dai prussiani e all'interno viene trovato un suo cappello, una spada, l'uniforme di ricambio, oltre a un piccolo tesoro in gioielli. Sul campo di battaglia di Waterloo, la vecchia guardia è rimasta per ultima e continua a resistere. Tenente Martin. Soltanto i quadrati della guardia resistevano come rocce. Erano rimasti soli, attorniati dal nemico, ma non si muovevano. Erano come delle fortezze viventi e finirono per essere demoliti a colpi di mitraglia. È qui che si situa il famoso episodio del generale Cambronne. Ecco la versione classica dell'episodio. I soldati inglesi offrono la resa al generale e alla vecchia guardia. Cambronne avrebbe risposto: «La vecchia guardia muore ma non si arrende», aggiungendo la famosa parolaccia di 5 lettere. Siete disposti ad arrendervi? Merda! Ma non ci sono conferme che le cose siano andate veramente così. Quello che è certo è che Cambronne non muore, viene ferito alla testa e perde i sensi. Fatto prigioniero, sposerà più tardi un inglese e tornerà poi in Francia, dove entrerà al servizio di Luigi XVIII. Intanto Napoleone, in fuga, raggiunge i Quatre Bras, dove si erano svolti i terribili combattimenti 2 giorni prima. Sul terreno giacciono ancora i suoi soldati morti. Molti sono già stati spogliati e depredati. Nessuno avrà ora il tempo di dar loro sepoltura. Tenente Martin. Ai Quatre Bras vidi in un boschetto un fuoco alimentato dagli ultimi superstiti. Mi avvicinai e vidi Napoleone, in piedi, immobile, con lo sguardo rivolto verso Waterloo. Mi fermai con rispetto e dolore e mi ritirai in punta di piedi. Napoleone, dopo la sconfitta, rientra a Parigi nella notte del 21 giugno. Il disastro di Waterloo ha creato un'atmosfera di emergenza e di rivolta a Parigi. Napoleone tenta invano di abdicare a favore di suo figlio. Inglesi e prussiani sono ormai alle porte. L'ex imperatore cerca allora di imbarcarsi per l'America in esilio volontario, ma gli inglesi non glielo consentono. Tutto precipita. Napoleone a questo punto si arrende e pochi giorni dopo viene rapidamente trasferito su una nave inglese e deportato, insieme a una sua piccola corte, in un'isola lontanissima dell'Atlantico dalla quale non possa più scappare, Sant'Elena. Napoleone non farà mai più ritorno. A Sant'Elena morirà 6 anni dopo, all'età di 51 anni. L'autopsia rivelerà un'ulcera allo stomaco. Ma torniamo un'ultima volta a Waterloo. Sul terreno ora è solo morte e desolazione. Capitano Mercer. Verso mezzanotte mi svegliai e mi alzai per guardarmi intorno e contemplare il campo di battaglia illuminato dalla luna. La notte era chiara e serena.
Era una sensazione strana guardare questo campo, teatro tutto il giorno di lotte e tumulti ed ora così calmo e silenzioso, e vederne i protagonisti stesi a terra tra il sangue. Qua e là qualche disgraziato seduto tra i morti cercava di tamponarsi le ferite. Ogni tanto una forma tentava di alzarsi per ricadere poi con un gemito disperato. Altri lentamente arrancavano nei campi in cerca di aiuto. Ma molti cadevano di nuovo, probabilmente per non più rialzarsi. Era uno spettacolo terribile. Eppure io restavo a guardare. Al mattino mi recai sul terreno. Parecchi contadini si agitavano, occupati a spogliare i morti e forse a finire quelli che respiravano ancora. I miei uomini avevano trovato dell'acqua e mi recai tra i feriti per riconfortarli. I francesi erano particolarmente riconoscenti. Soldati e sottufficiali erano d'accordo per affermare che erano stati ingannati e traditi. In mezzo a queste devastazioni, dei poveracci erano ancora vivi e si sforzavano di bendare le loro ferite. Non fu mai vista una scena d'orrore così spaventosa. I contadini, tornati alle loro fattorie, si trovarono di fronte a uno spettacolo terrificante. Ecco cosa disse a Edouard Brassin il nonno, che quel giorno era a Waterloo. Tutti i campi erano pieni di morti, era il 18 giugno. Il tempo era soffocante e i morti si decomponevano. C'era qui una peste vera e propria. E sono stati bruciati, si sono fatti dei bracieri con dei mucchi di legna e petrolio dappertutto, ma specialmente a Aumont, nella fattoria, laggiù. Si vedeva il fumo nero come l'inferno. Alcuni sono scappati via per un mese, era impossibile resistere. E ovunque c'era la morte. Sì, c'era la morte. Ancora oggi c'è qualcuno che percorre il campo di battaglia e trova piccoli oggetti in metallo. Bottoni di giacca, appunto, con i numeri dei reggimenti. Aquile di giberne, monete. Diventa sempre più raro, ma dell'immensa quantità di oggetti rimasti sul terreno qualcosa emerge ancora. Una collina è stata eretta a Waterloo in omaggio al principe d'Orange, leggermente ferito in battaglia, ma che era opportuno celebrare. Sotto, ristoranti, musei, negozi di souvenir accolgono chi viene qui per una gita domenicale. Professor Beaucourt, se Napoleone quel giorno avesse vinto a Waterloo, la storia sarebbe cambiata? Il giorno di certamente dei changements. Ci sarebbero certamente stati dei cambiamenti. Intanto il re Luigi XVIII non sarebbe potuto rientrare in Francia. Probabilmente si sarebbe rifugiato in Inghilterra con l'esercito inglese. Anche l'armata prussiana si sarebbe ritirata. Certo, si sarebbe presto creata una nuova grande coalizione europea contro Napoleone con 1 milione di uomini. Forse Napoleone avrebbe reagito o magari avrebbe abdicato in favore di suo figlio che viveva alla corte austriaca. In ogni caso, non sarebbe andato in esilio a Sant'Elena. Ma al di là di tutte queste ipotesi, c'è un fatto da non dimenticare. È vero che Napoleone ha perso a Waterloo, ma le idee della rivoluzione francese non sono state fermate, perché Napoleone era il portatore di quelle idee libertarie contro il potere delle monarchie assolute in Europa. Ma anche lui era un imperatore che ha del resto riempito l'Europa di campi di battaglia. Napoleone però era stato portato al potere dalla volontà popolare, diversamente dai monarchi del tempo che regnavano per grazia divina. Nei campi di battaglia in quegli anni si sono scontrate queste due concezioni opposte. In questo senso Napoleone rappresentava un pericolo, un uomo che portava in giro per l'Europa idee che avrebbero rovesciato, come poi è avvenuto, il potere assoluto delle vecchie monarchie. Quindi Waterloo è stata per gli eserciti alleati una vittoria illusoria, perché le idee della rivoluzione francese non sono state battute, ma hanno continuato ad espandersi nel mondo. Grazie professore. Bene, chiudiamo qui questa serata dedicata a Waterloo. Per quanto mi riguarda, io ho conservato questa pallottola ritrovata sul campo di battaglia, me la regalò 35 anni fa il signor Brassin. A volte, guardandola, mi sono chiesto chi l'ha sparata, ma soprattutto chi l'ha ricevuta. Una storia che non conosceremo mai, una delle mille storie vissute dai soldati quel giorno a Waterloo, il 18 giugno 1815.
Buonasera.